Oggi presso Villa delle Favare abbiamo ricevuto il ministro del lavoro, Nunzia Catalfo. Abbiamo fatto delle domande, sentiamole ai nostri microfoni. Quanto riguarda il reddito di cittadinanza, verrà ripetuto i 18 più 18? È già nella legge, il reddito di cittadinanza, come sapete, è già così, c'è una dura 18 mesi, poi si ferma per un mese, poi nel caso in cui le famiglie si trovano anche ancora in difficoltà hanno la possibilità di ripresentare la domanda e appunto di rientrare nel meccanismo di sostegno. Le priorità in questo momento le conosciamo tutti e sappiamo che siamo in un momento di pandemia, quindi il mio messaggio è anche a chi ci sta ascoltando e ci ascolterà è di rispettare le regole, di lavorare in sicurezza. Abbiamo sottoscritto dei protocolli di sicurezza che ci consentono di lavorare, l'importante è rispettarlo, usare le mascherine, usare i dispositivi, sanificare gli ambienti di lavoro e sono sicura che continuando così riusciremo a gestire la pandemia come abbiamo fatto nei mesi scorsi. L'appello ai cittadini è quello di rispettare le regole di sicurezza, mantenere le distanze, evitare gli assembramenti, usare le mascherine. E sicuramente tutto questo ci consentirà di affrontare la pandemia e di uscirne in modo anche, diciamo, con una grande opportunità, perché con quello che poi ci arriverà dal recovery plan, dal recovery fund, quindi gli stanziamenti di 209 miliardi ci aiuteranno anche non solo ad affrontare il periodo che avverrà in futuro, ma ad investire su tutti quei settori sui quali finora non si era investito. L'allargamento della 284. C'è un progetto, ci sono dei finanziamenti che un progetto in itinere, ci sono dei finanziamenti sia a livello di ANAS sia a livello nazionale, sia verrà inserito anche come finanziamento, possibile finanziamento del recovery plan.